ritengo molto importante considerare le varie sfaccettature del sistema farmaceutico, perché ha variabili sia dal punto di vista della spesa corrente che della spesa futura. Quindi il finanziamento dell'innovazione oggi non può partire se non considerando la gestione delle risorse attuali. Le risorse attuali spesso e volentieri sono considerate e valutate con metodi un po' obsoleti, prima di tutto dal punto di vista del finanziamento, per cui anche la stessa ragioneria dello Stato, piuttosto che chi è coinvolto nella gestione e nella valutazione degli investimenti, dovrebbe cominciare a considerare non un costo ma un investimento tutto ciò che è spesa farmaceutica, e poi attraverso degli indicatori di esito che oggi non vengono ancora utilizzati nella gestione della spesa corrente per comprendere quali sono realmente il follow up dell'utilizzo dei farmaci stessi. Perché ci sono molte aree in cui ancora oggi non si incentiva l'utilizzo di farmaci nuovi rispetto a quelli preesistenti da molto tempo, non per una non comprensione del valore aggiunto del farmaco quanto esclusivamente per il costo, e non si va a verificare poi a posteriori se questo ha generato invece altre tipologie di risparmio.